Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, incredibile storia che esce dalle ombre della metà oscura delle cose. Una di quelle storie che se l'avesse inventato uno scrittore o se l'avessimo vista in un film, avremmo pensato che sì, magari regge, ma è un po' esagerata. E invece questa è una storia che sta anche lei in un libro, un bellissimo libro di Daniel Case che si chiama Una stanza piena di gente. Ma quello non è un romanzo, è un reportage giornalistico, perché questa storia, per quanto possa sembrare assurda, è accaduta davvero. Questa è l'incredibile storia di un uomo dall'aria timida e innocua e dei 24, stranissimi, inquietanti inquilini che vivono con lui. Questa è la storia di un ragazzo americano che si chiama Billy Milligan. Billy Milligan ha 26 anni e vive a Columbus, nell'Ohio. Siamo nel 1977 e Columbus ha un grande campus universitario, frequentato da studenti che studiano, si divertono, ascoltano musica, ma ci sono anche parecchi strani personaggi. In ottobre, per esempio, ci sono state due aggressioni in meno di una settimana e prima ce n'era stata un'altra. Ragazze che vivono nel campus, che vengono sequestrate, minacciate con una pistola, derubate e violentate. Il Dipartimento di Polizia di Columbus, che ha il campus nel suo distretto, indaga. Le donne hanno visto il loro aggressore, lo descrivono e fanno un identikit. Un tipo con un grosso paio di baffi e basettoni, come vanno di moda in quegli anni. Aveva anche un neo sul collo. Bene, la polizia mette insieme una lista di sospettati, che corrispondono alla descrizione. Gente che ha già avuto procedimenti penali di quel genere e li mostra alle ragazze, che quando vedono una foto cominciano a urlare. È lui, il violentatore. William S. Milligan. 5673 Old Livingston Avenue, Reynoldsburg, un sobborgo di Columbus a 10 minuti dall'università. Torna. E corrispondono anche le impronte digitali sugli effetti delle ragazze, eppure il neo sul collo. Billy Milligan è il loro uomo. Gli agenti del dipartimento di polizia lo vanno a prendere con un trucco, fanno finta di dover consegnare una pizza, lo ammanettano e se lo portano via. Però c'è qualcosa di strano. Quando lo arrestano, Billy cade dalle nuvole. È normale, lo fanno tutti i criminali, anche quelli colti sul fatto, ma lui lo fa in un modo che sembra davvero che non c'entri niente. Che si stupisca di quello che gli sta succedendo e poi subito dopo che si rassegni, come se fosse innocente ma sfortunato. È strano, ne hanno visti tanti di criminali quelli del distretto, ma lui è diverso, sembra davvero sincero. Però a casa gli hanno trovato due pistole, anche cavi e timer per fabbricare una bomba. E quando lo mettono in cella, manettato, Billy riesce a sfilarsi le manette, come il mago Houdini. E quando gli chiedono come diavolo ha fatto, lui dice che non lo sa. E quando lo rimettono dentro, la notte, cerca di suicidarsi tagliandosi i polsi con i cocci della tazza del gabinetto. Solo che la tazza del gabinetto l'ha rotta a pugni. C'è qualcosa che non torna. Il timido Billy è davvero uno stupratore, armato fino ai denti, che si sfila le manette come un agente segreto e distrugge un gabinetto a pugni come Bruce Lee, e poi sbatte gli occhioni con l'innocenza di un bambino. E dorme come un bambino, con la testa appoggiata alla camicia di forza, perché gliel'hanno messa, le braccia allacciate dietro la schiena, ma lui si è tolto anche quella e la usa come un cuscino. C'è qualcosa che non va. Le autorità mandano Billy dagli psichiatri per una perizia. Finge, ci è o ci fa, è James Bond, è un disgraziato preso per sbaglio, vediamo di capirci qualcosa. Billy Milligan finisce al Southwest Community Mental Health Center di Columbus, ospedale psichiatrico. La dottoressa che lo prende in carico per la perizia registra tutto con una videocamera. Il video si può vedere su internet. Sta in un documentario giapponese con i sottotitoli in coreano, ma è molto chiaro. Quadratura fissa. C'è Billy, timido e spaventato, che risponde alla dottoressa. Poi, all'improvviso, si blocca. Sbatte un po' gli occhi, socchiudendoli. Quando li riapre, ha un'altra faccia, un'altra espressione, un'altra voce. Sembra un altro. È un altro. E fa paura. Billy non c'è più. È andato a dormire. Lui è David. Si chiama disturbo da personalità multipla e fa parte dei disturbi dissociativi. È entrato nei manuali diagnostici di psichiatria da pochi anni e ancora non è accettato da tutti. Lo chiamano il sacro graal della psichiatria, con casi rarissimi e controversi. Nella letteratura e nel cinema invece c'è da sempre. Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson, per esempio. Psycho di Alfred Hitchcock. O Doppia personalità di Brian De Palma. Un personaggio che si sdoppia, che ha due personalità, di solito nella fiction una buona e una cattiva, indipendenti e spesso ignare una dell'altra.
ma ce ne sono parecchi anche nella realtà, studiati dagli psichiatri. Lui vive nella Francia del primo Novecento, Sibyl, una ragazza americana negli anni 50, su cui hanno fatto anche un paio di film. Succede qualcosa di brutalmente traumatico, continua a succedere e allora l'inconscio si libera della sofferenza, attribuendola a un altro. Non sta succedendo a me, non sono stato io, succede ad un altro che sta dentro di me. L'ho detta troppo semplice, naturalmente, ma più o meno a Billy succede una cosa del genere. Billy è stato abusato da piccolo. Suo padre era una specie di animale che lo chiamava nella legnaia per farsi aiutare con i lavori. Invece lo legava e abusava di lui, torturandolo, perché era un sadico. Troppo per un bambino di 6 anni. Troppa sofferenza da sopportare. Così Billy, quello vero, quello originale, sparisce dentro il suo inconscio. Finisce in un luogo buio a dormire. Al suo posto arriva David, il guardiano del dolore, che ha 8 anni e si prende lui la colpa di tutto, la responsabilità di tutto e tutte le punizioni. È lui quello che sbatte gli occhioni come un gattino, ignaro di quello che è successo, ma rassegnato a farne le spese. Sì, però qui c'è ancora qualcosa che non torna. Billy e David. E le manette allora? Le pistole? Le ragazze violentate? Il gruppo di psichiatri che si alterna a studiare Milligan, riprendendolo con la telecamera e tenendolo sotto osservazione 24 ore su 24, ha a che fare con un Milligan molto accattivante, affabile e comunicativo. Molto diverso da David. Un tipo che parla bene, molto sciolto e molto convincente. Quando gli chiedono chi sia, il tizio con i baffoni e le basette che fissa la telecamera dell'ospedale con uno sguardo completamente diverso dice di chiamarsi Allen. Ma appena gli psichiatri forzano un po' l'interrogatorio, ecco che Allen sbatte gli occhi e cambia espressione. Schifato, supponente, molto arrogante. Ha anche un forte accento inglese. Si chiama Arthur. E se invece c'è qualcosa di minaccioso, l'ambiente diventa ostile e Milligan viene rimesso in prigione, tra una seduta psichiatrica e l'altra, ecco che i suoi occhi diventano freddi come il ghiaccio. E il suo accento prende una cadenza slava, perché è arrivato Regan, il guardiano dell'odio. Di Giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose. Daniel Case, che ha scritto un libro su Billy, e che ha scritto anche un altro bellissimo libro, L'uomo che cadde sulla terra, da cui hanno tratto il film con David Bowie, lo ha chiamato una stanza piena di gente. La stanza è Billy, il suo inconscio, e la gente è veramente tanta. Gli inquilini di Billy, le sue personalità, sono 24. E questa è una delle cose che rendono questa storia così incredibile. Per esempio c'è Arthur, che comanda di solito, freddo e razionale. C'è Regan, che esce nei momenti di pericolo, conosce le armi e le arti marziali e sa controllare l'adrenalina come un ninja. C'è David, il guardiano del dolore. C'è Allen per le pubbliche relazioni, ma c'è anche Tommy, l'artista della fuga, quello che si sfila le manette. Ci sono anche delle donne. C'è Adalana, che è omosessuale, scrive poesie e cucina. E ci sono anche i bambini, David appunto, che ha 8 anni, e Christine, 3 anni, timida, ma bravissima a disegnare. E poi ci sono alcune personalità a cui viene impedito di uscire, perché hanno combinato troppi guai. Sono gli indesiderabili, come Philip, che ha un forte accento di New York ed è un vero delinquente, e Kevin, che vorrebbe rapinare banche, oppure April, che vorrebbe fare la prostituta. Sono pericolosi per la vita reale di Milligan, e così Arthur e Regan li hanno banditi, perché non servono. Tutte le personalità se ne stanno nell'ombra, a dormire o sedute in silenzio. Poi, all'improvviso, si accende una luce, come un faro, un occhio di bue da palcoscenico. Una personalità entra nella luce e per un po' diventa il Billy Milligan e si muove nella realtà di tutti i giorni. Detto così, sembra facile e anche bello. Quando nella vita ti trovi nei guai perché non sai fare una cosa, arriva uno che la sa fare e sei sempre tu, meglio di così. La vita di Billy, invece, è un inferno. Intanto perché tutto questo è espressione di una patologia, naturalmente. Ma soprattutto, e questa è la seconda cosa che rende questa storia così incredibile, perché la maggior parte delle personalità non sa niente delle altre. E questo rende la vita di Billy un vero casino. Succede per esempio che Allen sta parlando con qualcuno per convincerlo, come sa fare lui. Quando qualcosa disturba l'inconscio di Milligan, un ricordo, un'interferenza, Allen se ne va e arriva David, che non sa niente. Non sa chi sia quello che ha davanti e di cosa stiano parlando e deve tirare a indovinare, come succede anche agli altri, che all'improvviso si trovano in biblioteca a studiare gli esplosivi o in casa a disegnare e non sanno perché lo stanno facendo. È così che Billy Milligan finisce dentro. Regan è di turno nella realtà. Vede che sul tavolo ci sono alcune bollette da pagare e non ci sono soldi perché uno come Billy, con i problemi che ha, non riesce mai a tenersi un lavoro fisso. Billy è brillante e coscienzioso, ha un quoziente intellettuale superiore, ma come fai a tenerti uno che un momento prima è un ottimo meccanico e un momento dopo sembra un bambino di 8 anni? Così Regan vede che ci sono le bollette, bisogna trovare i soldi, lui è un uomo d'azione, così studia una rapina.
c'è una ragazza che ha appena preso lo stipendio. Basta mostrarle la pistola, tirarla in un angolo buio, farsi dare i soldi e ciao, nessuno si fa male. Ma all'improvviso Regan se ne va e arriva da Lana, bisognosa d'affetto, che violenta la donna. A casa ritorna qualcun altro, che spende i soldi come gli pare, e quando Regan ritorna trova le bollette ma non i soldi, e allora ricomincia tutto da capo, altra rapina. Come facciamo a sapere tutto questo se neanche le personalità si conoscono? Quando Billy incontra Daniel Case, che vuole scrivere il suo libro, la terapia è abbastanza avanti. Gli psichiatri, per esempio, sono riusciti a convincere Arthur e Regan, che conoscono tutti, a rivelare agli altri che convivono con gli altri inquilini. Lo hanno detto anche a Billy, quello originale, quello violentato da piccolo, che viene ripreso dalla telecamera e si vede nel documentario giapponese. «C'è tutta questa gente dentro di me», chiede. «E chi sono?» Ecco, per scrivere il libro c'è bisogno di più. E allora ecco che arriva il maestro, un super Billy, che conserva i ricordi di tutti gli altri e li può raccontare, ricostruendo il mosaico. Ma c'è un problema. C'è un po' di gente, anzi parecchia, che a tutto questo non ci crede, che dice che Billy è un comediante, un impostore, che fa di tutto per non finire in galera. Per esempio c'è un giornale locale, il Columbus Dispatch, che lancia periodicamente campagne di stampa contro Billy, che spaventano la gente. È uno stupratore, è matto, è pericoloso, bisogna tenerlo dentro per tutta la vita. E poi ci sono psichiatri che hanno teorie contrarie a quelli del Southwest Mental Health e quando riescono ad avere l'affidamento di Billy lo rinchiudono in un manicomio come un vero criminale. Però il disturbo di personalità multipla in psichiatria esiste davvero e alla fine viene riconosciuto a Billy da parecchi studiosi, tanto che Billy viene scagionato dalle accuse di stupro, un grande scandalo del Columbus Dispatch che titola «Il dottore autorizza lo stupratore ad andarsene». Così Billy esce di galera, ricompone le sue personalità e tiene insieme per un po', poi si frantuma di nuovo e si rimette nei guai. Si fidanza, lavora, ottiene risarcimenti dallo Stato dell'Ohio, diritti d'autore per il libro di Case, mette su una serie di imprese che vanno bene per un po' e poi falliscono. Da un po' di tempo, nessuno ha più notizie di lui. Le ultime sue immagini sono quelle di un signore anziano, una specie di vecchio cowboy, che sorride nel documentario giapponese con il sottotitolo in coreano. Sembra abbastanza sereno, ma ti aspetti comunque che da un momento all'altro sbatta gli occhi, si giri verso la telecamera e ti parli con un'altra voce e un'altra faccia. Allo sguardo inquietante. Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ. DJ.